Carissimi amici e carissime amiche, mi debbo scusare con tutti quanti voi che ho fatto delle decisioni strambalate ieri sera durante la 200ª puntata della mia rubrica intitolata Muto Complice. Quando avevo detto non canto stasera, ma poi invece all'ultimo momento ho cantato. E allora mi debbo scusare con tutti gli amici, con tutte le amiche, con i telespettatori, con le telespettatrici, con tutti voi che ho fatto questa decisione strampalata. Vabbè, ritorniamo a noi. Carissimi amici e carissime amiche, benvenuti ad una nuova puntata della mia rubrica intitolata Muto come un pesce. Tanto per rinfrescarvi la memoria, come dico sempre tutte le volte, la mia rubrica è intitolata così per associazione di idee a quella soap opera spagnola su Canale 5 e dall'estate scorsa su Rete 4. Non metto sponsor per evitare che succedano bordelli. Ora musica. Le comprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre e non rischiarne di avere ragione, che la ragione non sempre serve. Domani invece devo ripartire, mi aspetta un altro viaggio e sembrerà come senza fine, ma guarderò il paesaggio, sono lontano. E mi torno in mente, ti immagino parlare con la gente. Il mio pensiero vola verso te, e raggiungere le immagini scolpite ormai sulla coscienza, come indelebili emozioni che non posso più scordare. Il mio pensiero andrà a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, e dite ancora che sei solo tu la cosa perché per me è importante. Che per me è importante. Mi piace raccontarti sempre quello che mi succede. Le mie parole diventano nelle tue mani forme nuove e colorate, note profonde e malascondate. Una musica sempre più dolce, il suono di una sirena perduta e lontana. Sembrerà di viaggiare io e te con la stessa valigia di due, di tutto il mondo di sempre, ti viene in tutto il mondo di sempre normalmente. Il mio pensiero vola verso te per raggiungere le immagini scolpite ormai sulla coscienza come indelebili emozioni che non posso più scordare. Il pensiero andrà a cercare tutte le volte che si tirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, e dite ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Che per me è importante.
e il mio pensiero ti verrà a cercare. Tutte le volte che sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, e dici ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Che per me è importante. Che per me è importante. Ecco, ho cantato un brano di Federico, ma non Federico Belvedere. A proposito, un saluto a... Scusate la paperissima. Dicevo, ho cantato un brano di Federico, ma non Federico Belvedere. Qui mando affettuosissimamente i saluti a me, a Federico Belvedere e a tutti gli amici. La cosa che per me è importante è mandare i saluti agli amici per educazione. Per me è importante stare con gli amici. Per me è importante farmi riconoscere positivamente nei confronti della gente. Per me è importante che io andare avanti col programma pomeridiano, eccetera, eccetera. Dopo aver detto tutto questo, e scusatemi le chiacchiere, alla prossima ed... un bacio dal vostro Mauro.